Buongiorno cari amici dal vostro Nicola De Lucia. In questo ultimo video, per il momento di questa giornata, parliamo di wrestling, WWE, NXT. Ebbene, siamo giunti al culmine. Domenica ci sarà il prossimo pay-per-view takeover dello show giallo-nero. Innanzitutto bisogna dire che Leo Rush si è guadagnato l'opportunità di sfidare però la prossima settimana non al pay per view Angel Garza. Inoltre nella puntata Adam Cole ha battuto Kushida in un bel match non titolato però. Ricordiamo che Adam Cole difenderà il massimo titolo di NXT contro Tommaso Ciampa. Match breve per Bianca Belair che andrà ad affrontare la campionessa di NXT Rhea Ripley. Johnny Gargano dopo qualche battibecco con Cameron Grimes, i due sono venuti all'azione, a vincere è stato proprio Johnny Gargano. Dakota Kai ha battuto Candice LeRae. Roderick Strong, che settimana prossima affronterà Velvet, il rientrante Velvet in Dream, ha battuto Bronson Reed. Inoltre ricordiamo per il pay per view di domenica in quel di Portland, Oregon, che Keith Lee difenderà il titolo nordamericano con Dominik Dijakovic. L'Undisputed Era se la vedrà contro i Bruiserweights, Pete Dunne e Matt Riddle. Adesso non mi vengono altri match. Vabbè, purtroppo la regia non mi ha fornito la card. Comunque sono sei match in palio per il pay per view, che appunto ribadisco andrà in onda nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio, in diretta credo esclusivamente sul WWE Network in lingua originale, e credo anche penso in spagnolo. Quindi aspettatevi lunedì il video per far da me un commento sul pay per view e i risultati. Quindi il tempo delle chiacchiere è finito, linea al pay per view a takeover. Noi ci vediamo più tardi per gli altri video. Ciao!